The New Stories. La tua informazione libera. Sulle banchine di Posidonia, lungo la costa nei pressi del lungomare boeo di Marsala, sono stati scoperti resti ossei che sembrerebbero umani. La scoperta è avvenuta in un'area dedicata ai giochi per bambini e è stata segnalata da un passante che transitava vicino alla riva. Quest'ultimo ha immediatamente avvisato le autorità competenti per indagare sull'accaduto. Sul luogo sono intervenuti prontamente agenti del commissariato, esperti scientifici, vigili del fuoco e militari dell'esercito. Il team scientifico ha avviato le procedure di indagine per determinare l'origine e la natura dei resti ossei, verificando se siano effettivamente umani e stabilendo la loro datazione e possibile provenienza storica. Le forze dell'ordine stanno esaminando anche elenchi di persone disperse per escludere la possibilità che i resti appartengano a individui segnalati come dispersi di recente. Le indagini sono ancora in corso e le autorità coinvolte mantengono il massimo riservo sui dettagli dell'evento accaduto vicino al parco giochi di Marsala, dove i resti sono stati trovati davanti a bambini intenti nel gioco. Un evento simile si è verificato anche verso la fine di marzo a Favara, nel cuore dell'Agrigentino, dove sono stati rinvenuti resti ossei all'interno di un'abitazione al primo piano di un edificio in via Luigi Laporta. La scoperta è avvenuta durante dei lavori di ristrutturazione in corso nell'appartamento, quando gli operai hanno dato l'allarme. Anche in questo caso sono intervenuti i carabinieri locali e i militari del nucleo operativo di Agrigento. I resti ossei sono stati sequestrati e analizzati per estrarne il DNA, utile per identificarne l'origine. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.